archiviati i 4 indie del mese di marzo. A proposito, fatemi sapere se poi avete preso alla fine, no? Uno di quei giochi. Questa volta la selezione è stata ridotta ad un titolo soltanto, perché è uscito Donkey Kong Country Tropical Freeze, la riedizione del titolo uscito nel 2014 per Wii U. La trama è semplice, ci sono questi nevichinghi che arrivano da lontano e gelano tutto l'arcipelago delle isole Kong. È proprio la famiglia Kong, si vede proprio un fiocco di neve che spegne la fiamma. Donkey arrabbiato esce sul balcone, tutti escono, guardano e vengono spazzati via dalla tormenta di neve. E così ci troviamo ancora una volta a comandare questo gorillone, ma questa volta ci sono delle novità. Questa edizione per Switch ha davvero qualcosa di diverso. La prima, ve la sbrigo subito, riguarda la parte grafica. Tropical Freeze gira 1080p su dock, 720p in modalità portatile, quindi sullo schermo della Switch, con un frame rate stabile a 60 frame per secondo. Fantastico. Gli unici rallentamenti, incertezze se vogliamo chiamarle, le avete durante le fasi di caricamento. Vedete insomma che c'è il personaggio, l'animazione, no, che a volte si inceppa un pochetto, ma nulla di che, e comunque mai durante il gioco. Questa, no, è la cosa più importante. La realizzazione tecnica, come al solito, è superba. In più qua, essendo un titolo insomma un po' vecchiotto di qualche anno fa, si è potuta sfruttare meglio la configurazione grafica della console per offrire degli sfondi che sono animati, ci sono personaggi, ci sono effetti, c'è il pelo del gorilla che si muove. Forse non raggiunge proprio i livelli di una progettazione nuovissima come quella degli ultimi Splatoon o degli ultimi Mario, ecco, però è assolutamente un titolo appagante da questo punto di vista. E la seconda novità di questa versione per Switch riguarda la modalità di gioco, oltre alla originale che riprende in tutto e per tutto l'edizione Wii U, e quindi è abbastanza ostica. Ai tempi quel gioco era fatto soprattutto per un utilizzo a casa e i giocatori secondo me erano anche diversi per tipologie, per approccio che avevano nel mondo dei videogames. C'è una modalità aggiuntiva chiamata modalità funky, che vi dà più cuori, che vi rende tutto più semplice a livello proprio di bonus che ottenete, che vi permette di raccogliere le lettere Kong in più partite, non solo al termine di un singolo match, mettiamo così, e che vi dà tante altre agevolazioni per rendere il gioco più rilassante, meno stressante, ma assolutamente più adatto all'uso in mobilità. E questa è la vera grande differenza, perché Tropical Freeze su Switch in mobilità è assolutamente uno spasso, è molto divertente. Con questa modalità poi ho riuscito a fare partite veloci, ma non è tutto, e soprattutto non è la sola, perché in questa modalità voi potete scegliere Funky Kong, un nuovo membro della famiglia che nella modalità normale invece sta a vendere, no, bibite e inventario, palloncini, insomma tutti i bonus che potete comprare. Invece voi potete sceglierlo e renderlo il personaggio principale. E cosa significa averlo, comandarlo? Beh, significa essere praticamente immortali. L'unica cosa che uccide Funky Kong è cadere, le cadute, no, nel vuoto, perché per il resto ha la capacità di rotolare molto più a lungo, ha la capacità di respirare sott'acqua, ha la capacità di resistere grazie alla sua tavola da surf, agli spunzoni, alle spine, insomma tutti questi oggetti contundenti, ha la capacità di volare, di planare per più tempo. In breve è un supereroe che raccoglie i poteri di tutta la famiglia Kong. In questa modalità voi avete anche più cuori, però avete uno svantaggio, ovvero non potete portare con voi, non potete usare i poteri aggiuntivi degli altri membri della famiglia Kong, e per questo motivo io la considero insomma una modalità un po' così, da usare solo all'occorrenza, perché in effetti si può fare all'inizio di ogni livello. Voi potete scegliere Funky o Donkey. Il gioco ha una modalità multiplayer che funziona con una sola Switch, usando i due Joy-Con, uno a testa oppure due Joy-Con così connessi, oppure due controller pro. Insomma, in questa modalità voi controllate due personaggi, uno è Donkey o Funky e l'altro è un altro membro della famiglia Kong. Quindi siete indipendenti, avete cuori indipendenti, avete energie indipendenti, però potete fare una modalità combo, salire sulle spalle del personaggio principale e attivare delle cosette in più. Unite alla possibilità di avere un inventario e quindi aggiungere, che ne so, i palloncini che vi salvano dalle cadute, oppure il pappagallo che in basso vi segnala la presenza dei puzzle da raccogliere o delle lettere Kong, oppure vi fa capire quando in quel contesto, in quel preciso punto del livello c'è qualcosa da scoprire. E proprio questo qualcosa da scoprire è uno dei punti di forza
di questa edizione di Donkey Kong, perché davvero vi permette di tornare indietro. Ci sono dei livelli nascosti, ci sono dei livelli segreti, un totale superiore a 60 livelli con dei boss finali che non sono mai troppo semplici. Insomma, ognuno ha il suo modo di interagire, ognuno vi costringe a studiare una tattica. Però ecco, il succo finale di questa mia prova con Donkey Kong Country Tropical Freeze per Nintendo Switch è che c'è davvero dello spasso, c'è davvero del divertimento anche per chi come me ha poco tempo in fin dei conti per giocare con la Switch la sera quando capita, no? Ecco, anche 15 minuti soltanto ogni tanto, proprio come succedeva con l'ultimo Super Mario, voi riuscite ad avere un'esperienza di gioco divertente, riuscite a rilassarvi, e per questo motivo proprio lo consiglio. Anche se in realtà, e questa me la sono lasciato per ultimo, bastano le musiche per scegliere questo gioco. Questo gioco ha una colonna sonora, non mi viene la parola, divina, non era divina, fantastica, orecchiabile, del tipo che voi poi vi trovate là a canticchiare questa musichetta mentre, non so, preparate la cena, pulite l'insalata e avete questa musichetta in testa. Nintendo ha riproposto le musiche originali e vi dà anche la possibilità di riascoltarle una volta che avete finito un'isola, ucciso un boss, liberato un mondo, andate nella sezione extra e avete le vostre musiche, che sono davvero, e non scherzo, un 40% dell'esperienza utente. Una meraviglia. Così come è una meraviglia questo Donkey Kong Country Tropical Freeze da giocare se non l'avete mai giocato. Assolutamente è uno dei titoli imperdibili per Nintendo Switch. Se avete già giocato la versione Wii U, secondo me vale comunque la pena, perché la modalità Funky e lo stesso Funky Kong introducono un approccio diverso, vi permettono di giocare con una modalità più veloce, diversa, è così. Forse non dico che proprio diventa un nuovo gioco, ma comunque, visto che sono comunque passati degli anni, no, da quei tempi, può valere la pena ritornarci. Se non l'avete mai provato, assolutamente chiudete questo video e andate a comprarlo, perché non ve ne pentirete affatto. Costa 59 euro, il prezzo è un pochetto più alto, sì, forse per un titolo che è una riedizione, però scommetto che per l'80% dell'utenza Switch questo sarà un titolo assolutamente nuovo da godersi. Assolutamente adesso, perché arriva la primavera, arriva l'estate, ci portiamo dietro la Switch e questo sulla console è una meraviglia. Maggiori informazioni, comunque qualche altro dettaglio, tanti screenshot e tutti i rumors che sono arrivati, no? Dalla presentazione, da tutto il tempo che se ne è parlato, e anche le novità Nintendo Switch in previsione 2018, ce ne sono davvero davvero tante anche qua. Per tutto questo vi rimando su hdblog.it. Sotto in descrizione trovate il link per raggiungere la recensione completa insieme al pulsantino per mettere un mi piace e per iscrivervi al canale.